Mayday, Mayday, Mayday. Nebbia fitta sopra Vittorio Veneto. Sono impossibilitato a mantenere la rotta. Chiedo atterraggio d'emergenza. Queste devono essere state le ultime parole del comandante del bimotore Twin Otter della compagnia Aeralpi prima dello schianto avvenuto sul Fadalto l'11 marzo 1967. L'aereo era partito da Milano al mattino con 17 persone a bordo ed aveva fatto scalo a Venezia, proseguendo poi per Cortina d'Ampezzo. A bordo erano rimaste 5 persone. Ai comandi il pilota Mario Bignetti e il secondo pilota Giovanni Ialla. Dietro siedono Aldo Tait, Gino Bogliati e l'attore Gastone Bettanini, tre passeggeri che stanno già immaginando l'ultima neve primaverile di una Cortina in pieno boom turistico. A nord di Vittorio Veneto, il velivolo trova un muro di nebbia. Il comandante vira, i motori salgono di giri all'impazzata. Lo schianto sulle pendici del Col Visentin. Il boato scuote la Valla Pisina, poi un silenzio angosciante. I primi soccorritori si arrampicano tra le rocce sopra il Concanin e trovano una scena agghiacciante. Vi è ancora chi ricorda tutto. Dopo aver sentito il rombo dell'aereo molto basso e il conseguente schianto dopo qualche minuto, siamo corsi con le persone che si erano ovviamente allarmate e siamo venuti su attraverso il Borgo Brigola, un borgo che è appena qua sotto, che a quel tempo era abitato perché c'erano delle persone che avevano anche degli armenti delle bestie, e siamo arrivati qua. Qui abbiamo trovato un aereo che era appoggiato su questo pendio, non si era frantumato, diciamo, come si poteva pensare, aveva cimato la parte alta degli alberi che si trovavano ancora qui, e sembrava che avesse spanciato per poi finire impennato col muso verso in alto. Il muso non esisteva più, c'era soltanto l'alzata del seggiolino del pilota e c'era ancora il copilota seduto al suo posto e a un'altezza di circa un braccio alzato di una persona. Si è dovuto tagliare la cintura di sicurezza del copilota per recuperarlo. Il corpo dell'altro pilota era per terra e all'interno della carlinga si udivano distintamente le urla di un passeggero che ogni tanto batteva col pugno sull'oblò. Questo passeggero, a una prima vista, per quello che abbiamo visto noi, aveva una gamba spezzata ed è stato caricato a spalle da uno dei soccorritori e portato giù attraverso questo sentiero. Verso sera, sul tardi, sono arrivati i carabinieri, hanno presidiato l'area, chiaramente, hanno passato qui la notte, hanno fatto i loro rilievi e poi sono arrivati il giorno dopo, sono arrivati i tecnici, penso, della compagnia aerea, hanno cominciato a smontare l'aereo e con le slitte sono stati portati giù e caricati sui camion per la destinazione finale. Tra i passeggeri che persero la vita vi era Aldo Tait, pilota bellunese dell'aeronautica, famoso per aver condotto Papa Paolo VI a New York il 4 ottobre 1965 a bordo di un DC-8 dell'Alitalia. Veniva a Belluno a trovare mia nonna Fannice, la sua mamma, che di solito erano quelle le occasioni che utilizzava per venire per questo motivo, insomma. Era un omone dal cuore d'oro, molto generoso, io me lo ricordo da bambino, perché ci portava sempre regali, anche dai paesi da dove andava, che faceva pilota, e oppure se non c'erano i regali era sempre una mancia piuttosto cospicua. Aveva una enorme passione per il volo, una passione che aveva contagiato tutta la famiglia. Tant'è che mia zia Elena è stata una delle prime donne a prendere il brevetto di volo, e anche suo fratello Antonio, di cui io porto il nome, era entrato in Accademia Militare e poi purtroppo era morto durante un trasferimento di volo, no? Prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi questa passione lo portò poi, quando era all'ITI di Belluno, a costruire un aliante assieme degli amici. Fecero un progetto che sottoposero all'attenzione dell'ingegner Caproni, il quale gli diede il via e costruirono lì in Belluno questa aliante che poi con l'elastico lanciarono dal Monte Serva, atterrando sull'attuale capo d'aviazione.
Il comandante Aldo Tait era talmente abile nel pilotare un aereo tanto da ricevere un importante incarico nell'ambito militare a fianco del duca Amedeo d'Aosta nella campagna d'Africa. È curioso l'episodio di come finì in Africa orientale, come diventò pilota del duca. Successe che durante un'esercitazione di volo lui stava provando un cacciabombardiere e fece alcuni loop con questo cacciabombardiere, che è l'aereo meno adatto a fare queste cose, insomma, no? Fatto sta che quando atterrò, a terra c'era il duca d'Aosta in visita che stava cercando un pilota, e come vide quello che aveva fatto, gli si avvicinò e gli chiese se voleva andare in Africa con lui. D'altro canto, gli altri ufficiali che erano lì responsabili lo punirono con 10 giorni, però si guadagnò in questo modo la stima del duca, e anche che era un pilota, sapeva guidare, sapeva volare, quindi apprezzò questi numeri che aveva fatto, no? E se lo portò con lui in Africa. Ed è anche curioso il fatto che il duca era molto espansivo, molto socievole, e appunto quando chiese a mio zio se voleva andare in Africa con lui, gli disse sì, altezza, però se non devo giocare a bridge. E il duca gli rispose: guardi, non c'è problema, perché non so giocare neanche io. E gli chiede: e se dovessi sposarmi? E se dovessi sposarsi, andremo a conoscere la sposa. E il giorno dopo il duca era a Cortina, e poi scese a Belluno e conobbe mia zia. Da questo nacque un rapporto che non era solo quello di subalterno e di comandante, ma un rapporto di amicizia che lo portò a seguire il duca fino ai suoi ultimi giorni, insomma, in prigione. Nella sciagura, incredibilmente, si salvò un passeggero. Era l'attore romano Gastone Bettanini, che fece la parte di Carlone nel film con Alberto Sordi, Il Vedovo, diretto da Dino Risi. Questi voli molto spesso erano utilizzati da personaggi illustri e uomini dello spettacolo. Guarda cosa ti ha portato il tuo Cretinetti. Cos'è? Apri. Beh? Non ti ricorda niente? No. Il valzer delle candele? Lo zigano di Biarritz? Il primo ballo quando ci siamo fidanzati? Bella giornata funesta. Che fai tu lì in palada? Vai in cucina. Ma il disastro del 1967 è soltanto l'ultima di una serie di tragedie che hanno colpito la Valle Pisina. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, il Col Visentin e la Valle Pisina sono stati a loro malgrado involontari testimoni di due incidenti aerei. Il primo è quello del 28 febbraio 1945, quando un bombardiere, un quadrimotore americano, un B-24, di ritorno da un'operazione di bombardamento sul Brennero, pesantemente colpito da contraerea, esplose direttamente sulla verticale del Col Visentin. Di questo evento, di questo fatto, io conservo una testimonianza veramente di prima mano, che è quella dell'ufficiale navigatore, si chiama capitano Richard Alfred Roy, tra l'altro recentemente scomparso, che ho rintracciato negli Stati Uniti e successivamente intervistato. L'altro incidente è quello del 4 di marzo del 1945, quando una serie di raid contro il viadotto dei 12 ponti, che è quello che vedete alle mie spalle, un cacciabombardiere australiano si sfracellò al suolo proprio poco distante da qui. In quell'occasione perse la vita il giovane pilota, che era un tenente, si chiamava John Barry Pyott. Il ponte venne successivamente distrutto dopo 2 giorni di bombardamenti, e tra l'altro i diari dei piloti stessi riportano che fu particolarmente difficile, un bersaglio molto ostico, proprio perché incassato in mezzo alle montagne. L'attacco del primo giorno, quello portato da aerei inglesi e da aerei australiani, avvenne, diciamo, nella tarda mattinata e venne portato da nord verso sud.
quindi gli aerei costeggiavano il Pizzoc e poi si buttavano a due in picchiata verso il ponte. Uno degli ultimi fu proprio quello del tenente John Barry Pike, che era il gregario del comandante della pattuglia, che poi cadde, ripeto, poco distante da qua. A questo punto sorge spontanea la domanda: ma perché avvennero così tanti incidenti in questa zona? Eppure il Visentin è una montagna tranquilla, all'apparenza. Beh, una montagna di circa 1800 metri, separata verso ovest dal Passo San Boldo e verso est dalla Valle della Pisina e dal Passo del Fadalto. È una montagna di bassa altezza dal punto di vista aeronautico, però la caratteristica è che separa sicuramente la pianura padana, quindi l'area del Trevigiano, dalle Prealpi e dalle Dolomiti Venete, quindi è il primo impatto, è il primo scoglio, diciamo, aeronautico che troviamo provenendo da Venezia o da sud comunque. Abbiamo la presenza di tre laghi importanti, il maggiore dei quali è il lago di Santa Croce, riescono a trasmettere nell'atmosfera sovrastante quantità di umidità relativa importanti, pertanto possiamo avere delle nebbie. Queste da sempre sono uno scoglio per quanto riguarda l'aviazione commerciale in volo a vista. Aeralpi fu una piccola compagnia aerea voluta da alcuni investitori pubblici e privati che videro di buon occhio l'idea di collegare Cortina d'Ampezzo con altri aeroporti del nord Italia. Un'idea lungimirante che terminò nel 1976, quando un altro disastro aereo a Cortina causò la morte di 6 persone ed impose la chiusura del piccolo scalo e in seguito la fine della compagnia. La flotta aerea di Aeralpi prevedeva aerei adatti al decollo ed atterraggio in spazi limitatissimi. Erano gli Stoll, tra cui il bimotore canadese Twin Otter, l'aereo caduto sul Fadalto. Così vicini a Dio, lassù, quasi a toccare... L'11 marzo 2017, una piccola cerimonia ha ricordato il 50° anniversario della tragedia. Alcuni abitanti della Valle Pisina hanno deposto una corona di fiori nel luogo del disastro, dove oggi sorge un cippo poco distante dalla località Concanin. Il cielo infinito sopra di noi ad aspettarci, per sempre vicini a Dio. Un piccolo gesto per non far dimenticare un triste capitolo della storia dell'aviazione in Veneto.